Buongiornissimo ragazzi, siamo sempre qui su Italian Pro Players. Io sono Cappello di Paglia e oggi siamo qui con lo speciale 30 anni dei Simpson. 1987 viene creata dal fumettista Matt Groening la popolare sitcom statunitense per la Fox Broadcast e il 19 aprile dello stesso anno, in un corto intitolato Good Night, appaiono durante il Tracy T. Ullman Show. 1989 avviene la loro prima apparizione in prima serata sotto forma di episodi di mezz'ora. 1991 va in onda per la prima volta in Italia su Canale 5 in seconda serata il primo episodio dei Simpson, poi diciamo trasmessi in fascia pomeridiana prima di Bim Bum Bam, già più fattibile. L'audience è un pochetto più alto. 1997 viene realizzata in Nevada a Henderson una replica perfetta della casa dei Simpson. Questa diciamo doveva essere il premio per un concorso, solamente che il vincitore disse: no, guarda, voglio il corrispettivo in denaro perché della casa non ci faccio niente. E quindi diciamo si beccò i $75.000, vanificando così il lavoro dei decoratori che cazzo si erano assorbiti più di 100 puntate dei Simpson per poter decorare la casa in maniera perfetta. Poi successivamente nel 2001 fu venduta come normale immobile. 1999 viene proclamata dal magazine Time nell'edizione del 31 dicembre come migliore serie televisiva del secolo, mentre il 14 gennaio del 2000 gli viene concessa una stella sulla Walk of Fame. Cioè, cazzo, quanta roba è? Io 2 anni che sto su YouTube ancora non me l'hanno concessa e mi sembra di essere abbastanza capace. 2001, esclamazione più famosa di Homer, è stato addirittura inserito nell'Oxford English Dictionary come suono onomatopeico. Cioè, adesso mi dovete spiegare perché avete preferito Do di Homer a Pedaloso. No, adesso voglio nel dizionario inglese di Oxford Pedaloso, basta. Neanche come termine italiano, ma come termine inglese. Famosissimo Pedaloso come termine inglese. 2002, la rivista Guida TV ha classificato i Simpson all'ottavo posto tra i migliori 50 spettacoli televisivi di tutti i tempi. Miglior posizione tra le serie animate. 2007, viene tratto un lungometraggio intitolato I Simpson, il film. Diciamo molto originale. Uscito nelle sale cinematografiche a luglio negli Stati Uniti e a settembre in Italia. Sempre nel 2007 esce I Simpson, il videogioco. Anche qua diciamo molto originale. Distribuito da Electronic Arts, Xbox 360, Wii, PSP, Nintendo DS, PlayStation 2 e PlayStation 3. 2009, anno nero per i Simpson. Muore Antonino Accolla, storico doppiatore dei Simpson. E come diciamo si dice in questi casi, pace all'anima sua. Sarà andato a doppiare la voce degli angeli, oppure quella del dio dei Simpson. E sempre nello stesso anno viene scelta la voce di Homer Simpson da più di 128.500 persone in America come voce del proprio navigatore satellitare, rendendola la più popolare della storia. 2013 viene inaugurato il 1 giugno ad Orlando il primo parco a tema Simpson. 2015, l'australiano Michael Baxter entra nel libro del Guinness dei primati per il maggior numero di tatuaggi Simpson, tatuandosi dalle spalle ai glutei 203 diversi tatuaggi raffiguranti i personaggi della serie. E per concludere, il 2017, viene fatto da Gerola il primo carnevale all'insegna Simpson. E diciamo, le strade sono state invase da maschere, coriandoli, vestiti tutto a tema Simpson. Sembrava di essere a Springfield. C'era persino un povero disgraziato vestito da uomo talpa, che non se lo incula nessuno. Va bene ragazzi, il video finisce qua. Voglio concludere dicendo che questa serie TV mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e probabilmente di questo passo accompagnerà anche quella dei miei figli. No, dai, facciamo i seri. Io non avrò figli. Considerando la mia situazione sentimentale, non credo possa succedere. Comunque, voglio augurargli una lunga vita e altrettante stagioni perché, diciamo, mi graverebbe non vederli più. A parte questo, vi ricordo comunque di passare qua sotto in descrizione per seguirmi su tutti i miei social e iscrivetevi anche al canale Telegram perché diciamo, altrimenti i feed non vi arrivano. Quindi raga, bella e ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi.